Vivi in coerenza col Vangelo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, leggiamolo dal capitolo 11, versetti 42 fino al 46. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito». Amen. Carissimi, continuiamo l'episodio che già ieri abbiamo iniziato. Gesù è stato invitato a pranzo da un fariseo. Con quell'occasione, quindi chiaramente in mezzo ad altri farisei e dottori della legge, Gesù parla diritto al loro cuore, un cuore che abbiamo visto essere ipocrita e pieno di orgoglio, soprattutto cieco e indurito. Inizia oggi una serie di guai in questo contesto. Innanzitutto verso i farisei e poi verso i dottori della legge. Gesù dice ai farisei: guai a voi che amate i primi posti, essere salutati. Guai a voi che fate vedere agli altri che pagate la decima su tanti prodotti, però in realtà lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Ecco che queste parole ci toccano. Quante volte anche noi cerchiamo di vivere da cristiani facendoci vedere dagli altri, che preghiamo, che agiamo secondo un'ottica religiosa di Dio, ma in realtà trascuriamo la giustizia e l'amore di Dio. Queste due cose. Da parte del nostro cuore, della nostra mente, ma poi nei fatti. Gesù ci invita a ravvederci. Gesù ci invita ad essere coerenti. Io sono parroco ormai da 14 anni, di diverse parrocchie, nella diocesi di Biella, dove vivo e dove la nostra comunità vive. E pensate che tante volte ho trovato persone che mi dicono: «Don, io non vengo in chiesa, lei non mi vede, ma io ho fede, io prego». E poi quando vedo certe persone che vengono in chiesa, come si comportano fuori, dico: «Forse è meglio non venire in chiesa». Da un lato, queste persone hanno ragione, perché spesso noi cristiani apertamente preghiamo, la gente sa che crediamo in Dio, in Gesù Cristo, ma spesso non ci comportiamo adeguatamente in quella coerenza. E tante volte chi non frequenta gli ambienti di fede si comporta in un modo migliore. Noi possiamo dare scandalo in questi aspetti. Poi Gesù si rivolge ai dottori della legge, che erano gli interpreti ufficiali della Torah, della scrittura, e dice: attenzione, perché voi state caricando di pesi insopportabili le persone e voi non volete caricarvi di quei pesi. Ecco che Gesù oggi ci sta indicando una via.
la via della bellezza del Vangelo. Il cristiano vive la sua parola, vive la risurrezione di Cristo, annunciandola con un proprio stile di vita. E gli altri, guardando a noi, si convertono, sono attratti a Gesù. Ciò che non accadeva con i farisei e i dottori della legge, le persone guardando a loro dicevano: il regno di Dio è davvero pesante, io forse non ci entrerò mai, perché sono molte le prescrizioni, molti i fardelli da portare. Ma noi ci ricordiamo quando Gesù ha detto: prendete su di voi il mio giogo, perché è dolce ed è leggero. Allora oggi chiediamo al Signore, innanzitutto, di avere un cuore puro, un cuore che adora Dio, che accoglie Gesù come il Signore, e poi di essere coloro che aiutano gli altri ad entrare nel regno di Dio. Portiamo con gioia, senza critiche, senza giudizi, in un modo coerente nella nostra vita, portiamo il regno di Dio. E la gente, guardando a noi, incontrerà Cristo e vorrà dedicarsi a Lui. Signore Gesù, grazie per questa parola. Oggi vogliamo chiederti di intervenire nelle nostre vite. Fa che possiamo essere di esempio per tante persone. Signore, fa che oggi questa parola possa davvero entrare nei nostri cuori e ci possa cambiare, plasmare e trasformare. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricevete, cari amici, lo slogan di oggi: vivi in coerenza col Vangelo. Viviamo con la gioia, nella gioia, portando a tutti l'annuncio che Gesù è vivo e risorto e che ci sta aspettando. Anche le persone lontane possono incontrare Dio attraverso la sua parola e la comunità. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!